Bentornati nel mio salotto per un altro incontro con l'autore. Oggi abbiamo di nuovo una giovane autrice, una scrittrice che io invidio molto. Appena l'ho conosciuta, gliel'ho detto subito, ti invidio tantissimo, perché lei ha scritto un libro che si intitola Cambogia, diario di un viaggio in solitaria. E io ammiro moltissimo chi ha il coraggio di partire da soli e andare così all'avventura, specialmente se si è donna, se si è giovane, e comunque sì, è una bella avventura. Federica, intanto ci vuoi dire chi sei, cosa fai nella vita oltre ai viaggi in solitaria? Certo. Allora, mi chiamo Federica Puccioni, sono nata a Viareggio, vivo a Massarosa, in provincia di Lucca. Sono un'insegnante di inglese alle scuole superiori e i viaggi sono da sempre la mia passione, un po' abbinate al fatto di avere questa passione smisurata per l'inglese. Quindi dopo l'università sono partita, insomma i viaggi fanno parte di me fin da quando ero piccola. E questo è stato un viaggio a cui tengo particolarmente. Ora sei ferma? Sulla terraferma, diciamo? Sono sulla terraferma, sto lavorando, ma sto già pensando alla prossima meta. Stai già pensando alla prossima meta. Bene, ne parleremo dopo magari dei sogni e dei nuovi viaggi. Intanto vuoi dirci come è nato questo viaggio in Cambogia da sola? È nato perché intanto avevo questa fantasia della Cambogia, di questo posto così lontano che mi è apparso un po' suggerito da un ex fidanzato e un po' perché affiorava spesso nelle letture che facevo e mi aveva particolarmente colpito. Tutti ne parlano come un popolo, un paese, un popolo mite, accogliente, sorridente, e quindi insomma è stato un nome che mi evocava un immaginario felice e quindi volevo andare a vedere. E il viaggio in solitaria perché avevo bisogno di fare appunto questa esperienza dopo una crisi lavorativa e quindi il viaggio in solitaria per ritrovare certe conferme e scoprire un po' meglio me stessa. Anche te stessa, esattamente. Quindi, cioè per ritrovarti, diciamo. Sì, per ritrovarmi. Per ritrovarti in questo paese completamente diverso dal nostro. Sì, diversissimo. Diverso nei ritmi soprattutto, infatti inizialmente questo è stato uno scoglio. E diverso per la filosofia, per il modo di vivere, però che parla in qualche modo la stessa lingua, no? Che è proprio quella del sorriso, infatti i sorrisi sono stati il mezzo di comunicazione più efficace, quando la lingua, neanche l'inglese permetteva una comunicazione verbale, allora si intrometteva questo sorriso. Questa comunicazione visiva, diciamo visiva, così, sì, proprio, gli occhi, il sorriso, così. Questo libro è un libro... È una guida di un viaggio oppure un diario di viaggio? Allora, io non l'ho letto, purtroppo mi è arrivato oggi, quindi non ho avuto neanche il tempo di sfogliarlo. Mi dispiace molto, quindi mi devo affidare alle tue parole. Allora, il sottotitolo suggerisce appunto quello che principalmente è un diario, un racconto personale, tra l'altro che ho scritto mentre stavo viaggiando. Ah, interessante, infatti ho visto nello zaino le prime parole, le prime pagine le ho guardate, ho visto che hai messo un diario nello zaino. Esattamente, un zaino parecchio leggero, ma aveva al suo interno questo taccuino, appunto, perché questo il viaggio, quaderno. Questo quaderno, sì. Un viaggio che aveva questo scopo di, come dire, di esplorare un po' dentro di me, quindi il modo migliore per far uscire le sensazioni certo. È stato appunto quello di scriverlo. È anche una guida turistica, nel senso che si può seguire il percorso che ho fatto dal nord al sud della Cambogia e ci sono anche alcuni suggerimenti e spunti, però principalmente è un monologo delle mie sensazioni e delle piccole conquiste in questo viaggio, che è stato il mio primo viaggio in solitaria. Primo. Primo. Ecco, arriviamo al secondo. Il secondo che
succederà quest'anno, quest'estate, sì, dopo che è finita e la scuola. E dove andrai? Sempre in Oriente, mi porta in Oriente, in un altro paese che mi è stato descritto come altrettanto dolce, che è la Birmania. Ah, ok. E sempre sola, naturalmente. E sola, sì, anche questa volta. Anche questa volta da sola. Sì. Posso venire nello zaino, certo, con te? Magari una moschina, sarà difficile come moschina, ma insomma, posso venire magari. Mi piacerebbe moltissimo essere con te in questo viaggio. Bene, tu hai pubblicato con GoWare, come ci sei arrivata? Ci sono arrivata tramite il web, perché ormai adesso le informazioni spesso si colgono, certo, tramite il web, e anche tramite il consiglio di un'amica che anche lei aveva pubblicato, sempre un diario, cioè un diario, un libro di viaggi, e niente, ci sono arrivata nel senso che ho provato. Nel loro sito c'è la sezione nella quale si possono inviare alcuni capitoli. Li ho inviati e sono piaciuti. Li ho inviati, ecco, diciamo che l'approccio alla scrittura è stato, ecco, un po' così casuale, sì, perché dal diario personale alla trasposizione poi invece... Ci sono state delle modifiche, immagino, sì, hai fatto dei tagli, hai fatto delle... Sì, delle scelte su... quali aspetti privilegiare, però devo dire la verità, mi hanno lasciato moltissima libertà, e quindi tutto quello che c'è effettivamente è venuto dal cuore, dal mio cuore, e loro l'hanno accolto molto, molto bene. Bene, sono molto contenta. E chiaramente tu hai, la GoWare pubblica ebook, sì, quindi questo che noi vediamo è una copia on demand, cioè quindi è un print on demand, quindi normalmente si può trovare l'ebook da scaricare e da leggere. Sì. Quindi questo è anche un modo molto facile anche di portare, no, i libri dietro, molto leggeri, no? Anche sul cellulare, io l'ho scaricato il tuo libro sul cellulare, me lo leggerò via via, quindi piano piano. Senti, volevo chiederti anche un'altra cosa, questo viaggio, come sei cambiata? Sei cambiata allora? Certamente. In questo viaggio, in che cosa sei cambiata? Ce lo vuoi dire oppure? Sì, sì, no, lo posso dirlo, anche se si ritrova anche molto dettagliatamente nel libro. È un viaggio, come immagino tutti i viaggi portino poi al cambiamento, certo, ma questo in particolare perché l'ho proprio affrontato e, come dire, è nato, si è sviluppato in loco, no? Senza neanche troppa programmazione o progettazione. Sono cambiata nel senso che ho più fiducia in me. Sicuramente, ecco, il viaggio in solitaria porta a una crescita dell'autostima. E sono cambiata nel senso che se prima avevo la testa così sempre frullante di pensieri, ma anche di dubbi proprio su di me, no? Lì ho avuto tante conferme, nel senso che ho capito. Un'altra cosa, sì, che ho letto, che avevi due compagni di viaggio con te. Sì, a iniziali, vero? Sì. Chi erano questi due compagni? Panico e paura. Panico e paura. Sì, sì, inizialmente l'ho fatto così il viaggio, cioè, ma diciamo che questo aspetto così di ansia è durato poco. Basta fare il primo passo e poi tutto va da sé, no? Okay. E sì che è stato molto facile come viaggio. Quindi riuscire a dominare anche questa panica, questa paura di essere da sola, sperduta in un paese straniero, poi è passato, sì, insomma. Sì, sì, anche perché, ripeto, è un popolo molto accogliente e quindi mi sono sentita subito a casa. Poi deve essere un paese bellissimo con dei paesaggi, monumenti, sì, diciamo anche architettonici molto, molto belli. Sì, sì. Quello che io conosco sono solo quello che vede in televisione. È quello, è lui. Infatti si va principalmente in Cambogia per vedere questo sito archeologico capeggiato da Angkor Wat, che è il tempio principale. Appare anche nella bandiera. Ci sono anche delle fotografie nel libro, sì, ci sono le tue fotografie, immagino, sono mie, no? Sì, quindi, sì, tutti scatti, quindi miei. Tutti scatti tuoi, che fa bene. Ok, Federica, non posso che farti i complimenti per questa tua avventura che hai voluto condividere con noi, con anche chi ci sta vedendo
sul computer, perché spero che sia sul computer, non certo sulla TV, anche se ci chiamiamo Sesto TV. Ti ringrazio Grazie tanto di essere venuta. Grazie mille. Ti regalo il mio piccolo, piccolo libro, anch'io. È il libro che ha dato spunto a questa trasmissione, no? Perché abbiamo detto e abbiamo pensato tutti quanti che chi ha scritto un libro è bene che riesca a farlo vedere, no? A farlo conoscere dappertutto, in tutto il mondo. Magari questa intervista la potrai mandare ai tuoi amici in Cambogia e vedranno che hai, diciamo, parlato e amato moltissimo la loro terra, perché immagino che ti sarà rimasta nel cuore. Nel cuore, indelebile. Bene, Federica, grazie. Ti ringrazio tanto di essere stata qui con noi. Magari per il prossimo libro ci vedremo di nuovo e parleremo di un altro bellissimo paese. Sicuramente, d'accordo? Non vedo l'ora. Grazie. Grazie mille. Ringrazio ancora chi è stato ad ascoltarci, a vederci, e appuntamento a una prossima intervista.